So cosa vi chiedete. Come fa uno di 52 anni, attempato, che vende frullatori per milkshake, a diventare il fondatore di un impero del fast food con 1600 ristoranti e un fatturato di 700 milioni di dollari? Una sola parola. Perseveranza. Riscasso, vendite? Ciao, Jun. Ray, va tutto bene? Certo, bene. Tutti interessati. Abbiamo un ordine, 6 frullatori. Chi è il cliente? McDonald's. Vuole fare un giro? Volevamo fare una cosa diversa. E allora mio fratello ha avuto una delle sue idee geniali. L'ordinazione è pronta in 30 secondi, non 30 minuti. Unico, originale, non ha eguali. È rivoluzionario. Sì, esatto, è rivoluzionario. Che cosa sono? Archi dorati. Danno riconoscibilità. Ah. Dovrebbero esserci McDonald's ovunque. Affiliazione commerciale. Signor Croc. Affiliazione, affiliazione, affiliazione. Il McDonald's sarà la nuova chiesa americana. E poi non è aperto solo di domenica. I am flesh and I am bone. Rise up ting ting like glitter and gold. Non possiamo essere a corto di fondi. Hai ipotecato la nostra casa. Potremmo perdere tutto. Rinegoziamo il mio accordo schifoso. Non posso. O non vuoi, Ray? Allora? No. Maledizione. Lei dovrebbe possedere il lotto di terra su cui quell'hamburger viene cotto. L'affare non è nell'hamburger, è nel ramo immobiliare. Franchise Realty Corporation. È un'azienda indipendente, quindi è fuori dalla vostra competenza. C'è un lupo nel pollaio e l'abbiamo invitato noi. Quando pensi di dire basta? Mai, forse. Devi fermarti all'istante. Non prendo più ordini da te. Hai un contratto, Ray. I contratti sono fatti per essere stracciati. Gli affari sono la guerra. C'è competizione, vince il più forte. Io voglio il futuro, voglio vincere. I fratelli sono suoi soci. Non mi interessa. Lei me ne libera. Che nome splendido, McDonald. Dovevo averlo. No, tu non ce l'hai. Ne sei proprio certo? Oggi vi segnalo alcuni dei film drammatici più attesi per il 2017. Partiamo con Dunkirk, per la regia del grande Christopher Nolan. Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, racconta la grande evacuazione verso la Gran Bretagna durante la cosiddetta Battaglia di Francia di migliaia di soldati belgi, britannici e francesi bloccati sulle spiagge di Dunkirk dall'avanzata dell'esercito tedesco. Tra gli interpreti ci sono il bravissimo Tom Hardy, Kenneth Branagh e Cillian Murphy. Poi passiamo al genere drammatico, erotico, sentimentale, che verrà rappresentato da 50 sfumature di nero, cioè il secondo capitolo tratto dal bestseller di E.L. James, che vedrà il ritorno delle avventure amorose di Christian Grey e Anastasia Steele, ancora interpretati da Jamie Dornan e Dakota Johnson. E rivedremo Christian Grey che cercherà di persuadere la cauta ragazza a tornare nella sua vita, ma lei non sarà così facile da convincere se non con un nuovo accordo. Agli amanti del cinema italiano invece segnalo Fortunata, film di Sergio Castellitto che ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie, Margherita Mazzantini. Protagonisti sono Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, che interpreta una madre uscita da un matrimonio fallito e che vuole realizzare un solo sogno, raggiungere la propria indipendenza e il diritto alla felicità. Poi vedremo Entering Hands, la vera storia di Jack Unterweger, il prigioniero poeta con Michael Fassbender, che interpreta questo serial killer morto suicida in carcere nel 1994. La sua vita è stata segnata da una doppia personalità, la vita pubblica di giornalista che aiutava la polizia ad indagare nel mondo della prostituzione e quella molto privata di assassino. E infine Gifted, una pellicola di Mark Webb con Chris Evans che interpreta un giovane uomo che proverà a crescere la giovane e brillante figlia della sorella morta in un incidente. Bene, fatemi sapere quali andrete a vedere. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!